Racing countdown engines on. 3, 2, check ignition, 1. And may God's love lift be off with you. La notte rivedi la civetta, ma solo per un attimo, perché dopo un istante si era fatta donna ed era. Arrivò il giorno del primo viaggio in mare. Vidi la costa che si faceva sempre più bassa, fino a sparire, inghiottita dall'orizzonte. Fu invaso da una paura che non avevo mai provato prima. Davanti a me l'orizzonte, intorno a me il nulla, un cerchio vuoto, mi spaventai! Volevo che tu sentissi l'angoscia del vuoto! Ho voluto, attraverso questo racconto riscritto, reinventato, anche attraverso fonti e filologiche da Valerio Massimo Manfredi, ho voluto raccontare proprio la mia vita di uomo alla ricerca di qualcosa che non troverà mai, perché col teatro, grazie a Dio, siamo sempre alla ricerca di una perfezione, di uno stile, di un senso, e se uno trovasse il senso nella vita o nel teatro si fermerebbe. E quindi sono voluto raccontare la storia della mia infanzia, delle mie scelte culturali, della mia passione per il teatro, perché io mi sono innamorato del teatro, al Teatro Greco di Siracusa, vedendo i tragici greci che praticamente raccontavano tutto ciò che racconteremo stasera, dove c'è Odissea, ma dove c'è soprattutto Iliade. Tu chi sei? Sembri un principe. Sei venuto per conquistare Elena. E molti sono arrivati, si accampano lungo il fiume, si preparano a sanguinosi duelli. Il mio nome è Ulisse. Il principe di Itaca! Cantavi per qualcuno delle belle parole? No, per nessuno. Ah, per nessuno, dice, allora è proprio fortunato, per nessuno. Ulisse è nel nostro racconto, soprattutto in questa visione di Valerio Massimo Manfredi, non è tanto un problema di attualità del personaggio, ma addirittura di contemporaneità. È l'unico di tutti gli eroi greci che sopravvive alla sua epoca. Ulisse oggi potrebbe essere un ambasciatore dell'ONU, un grande diplomatico, perché quello che tenta in tutti i modi di evitare il conflitto muscolare, il conflitto fatto di armi, il conflitto fatto di sangue. E come? Con il ragionamento, con la parola. Ulisse vuole parola, e in questo ha molto anche dell'anticipazione del cristianesimo, il logos. In Ulisse la parola, la ragione, il senso è quello che lo porta a vivere la sua vita nei confronti degli altri. In platea stasera c'è una persona, una figura di spicco, il presidente del Senato Grasso. Che cosa vi lega? Insomma, lei ha fatto ben due spettacoli dedicati a Grasso. Intanto ci legava già un'amicizia. Piero Grasso, grazie a Dio, mi ha scoperto con il mio migliore biglietto da visita, che è il palcoscenico. Mi vide recitare Edipo Re al Teatro Greco di Siracusa, che è il luogo dove nascono tutte le mie storie. E poi anni dopo lui ha cominciato a scrivere, a pubblicare queste quasi biografie
della sua storia umana e di magistrato, io ho pensato di metterla in scena ed è diventata una bella grande avventura teatrale. I due testi hanno fatto oramai centinaia di repliche, in particolare Per non morire di mafia, che è quello che è andato in scena a Spoleto nel giugno del 2010, è ancora in scena dopo 6 anni, quindi è già un classico.